6, 7, 8, 9, 10. Buonasera a tutti, cari amici, amiche e soprattutto ramarri di Serial Gamer. Benvenuti nella nostra live notturna di Sea of Thieves. Oggi andremo alla super scoperta con Eno ed Elisa che sono qui e mi accompagnano. Ciao! Ciao! Soprattutto i ramarri. Beh, per forza. Quelli che sfuggono. Andremo alla fantastica scoperta delle novità che ha portato il nuovo aggiornamento, tra cui hanno aumentato il level cap da 50 a 75 per tutte le fazioni. Hanno aggiunto una nuova fazione che si può prendere al rifugio del mietitore, si chiama tipo le ossa del mietitore o qualcosa di simile, ma non me lo ricordo e andremo a vederlo, forse, se ci arriviamo vivi. Cosa vogliamo fare? Di cosa vogliamo diventare emissari? E a livello 50 appunto ci dà la possibilità di diventare emissari di un'associazione. Io farei quello dei tesori. Sì, anch'io farei una cosa dei tesori, cioè o di quelle classiche, anche perché la nuova fazione che hanno introdotto, a quanto abbiamo capito, è molto più PvP oriented, perché praticamente sali di grado andando a ingaggiare altri emissari di altre fazioni. E allora noi Sì, siamo un po' ma delle come si fa a pippe, diventare insomma. emissari? Lo scopriremo Bisogna subito, in qualche modo. comprare la bandiera? Non lo Non so. Parla con Harry il lo so cacciatore. tanto. Adoro le montagne d'oro. Sai una cosa? Ah, c'è la bandiera, sì. Che cos'è un emissario? Ci sono anche delle ricompense speciali in cambio. In pratica supporti la tua compagnia preferita. Ok, e Per come si diventare piglia? emissario E basta prendere la bandierina da 20.000. dov'è la bandiera da 20.000? Quello che non Se capisco. guardi, c'è nelle cose da Scopri le comprare. offerte, Ma quindi basta che la compri ok. Io uno di sono già a noi. livello 55 perché sì. Ah no, è lockato il livello 55, No, sono stupido. io sono 51 perché ho comprato Sì, anch'io. Bandiera dell'emissario, compro anch'io la bandiera. Beh, tanto vado a metterla io, intanto. Allora, vado anch'io a comprare livelli, visto che non l'ho ancora fatto. I livelli si compravano da Duke. Prendi la missione anche di livello 50 intanto che ci sei lì. Io non l'ho presa. Scopri la merce di Duke, scopri il mercato nero. Compro tutte queste belle bustarelle. Referenze culinarie. Sì. Ma non me la fa mettere la bandiera alleanze. No, offri alleanze. Non c'è la bandiera dell'emissario, che cazzo è? Ma vengo io a prenderla su. Ah, non lo so io. Ma non c'è veramente. Vedi che arrivo, io la trovo. Io l'ho comprata, ma non c'è qui. Forse dobbiamo mettere il capogruppo che sei tu. Non lo Spostati, che so. sennò non posso entrare. L'hai detto che devo prendere anche delle missioni? Lo Sì. dici tu. Un Non c'è. bottino accumulato dal leggendario kit Steel's Hail. Aspetta, ma non ce n'è una da Duke speciale Non lo so, da adesso vado a fare. vedere. Vado a vedere io. Tu prendine una lì intanto. Vai a Ormai vedere se sono. riesci a mettere la bandiera, Paolo. Ah, no, devo fare già troppe cose. Allora, qua c'è corsa di Atena, chiave cinerea e scorta di Teschi, quindi qua mi sembra che non ci sia. Nella tab di là però ce n'è una, viaggio della scorta del forziere cinero. No, non c'è una fava, però in compenso c'è il set del Kraken inchiostrato. E questo potrei comprarmelo. A me È non brutto piace. forte. Io non lo prendo. Vabbè, hai preso la missione dal cacciatore, quindi? No. Adesso la prendo. Non capisco come si faccia a diventare emissari, però, perché non mi ha detto niente. E la bandiera là non Cosa c'è. prendo? Un bottino accumulato dal leggendario kit Steel Sail? Prendimi una che vuoi. Quella che vuoi. Quello che ruba. Bandiera.
tell her this? I've got gold for her. Il sidro. Non mi veniva la parola sidro. Non abbiamo ancora fatto la cosa più importante, però. Lo so, ma... Però lo scaffale c'è quello. Cioè, mostra emissari, cioè, emissari, la tua voce attuale, no, naufrago. Parole tue. Eh no, c'è dentro alla reputazione, hanno messo la cosa degli emissari. Libro mastro degli emissari. Reputazione. E activate. Ah, bisogna andare alla tavola del... Ah, bisogna andare nella tavola di fianco qua, qua. C'è il tavolino di fianco qua e firmare con... Vota per diventare emissario, dovete votare anche voi. Basteranno due voti, credo. Aha! Dato anche un trofeo. Sì. Dato un trofeo? A me non me l'ha dato, perché? Perché è giusto così. Deve darlo a me che sono bello. Ma che bello tocca a me, infatti, due non me lo... non ho visto il nome in tempo. Ma... Emissario dell'oro. Ma... È giusto così. Guarda che bella bandiera che ci ha messo. Sì, ma a me non me l'ha dato l'obiettivo, perché? Ma dove vai? Vado a mettere la bandiera degli eroi. Non devi tenere quella. Ma no, la bandiera in cima, su. Non mi ha dato lo... Non mi ha dato il trofeo. Quindi quando è che ti compri il gatto tu? Ah, ecco. Ci sono altre due cose importanti che hanno portato a questo aggiornamento. Una di queste è i gattoni che si possono comprare al pet shop. La seconda è che i buongustai avranno sicuramente notato che mi sono tagliato i capelli. Io non t'ho ancora visto. Ah, e fa parte dell'aggiornamento di Tips. Fa parte delle novità. Vabbè. E che novità, voglio dire. Vabbè, sì. Cioè, che io mi chiedo... Io, visto che sono bastardo, ripeterò la domanda che ti ho fatto quando mi hai detto di tagliare i capelli. La domanda che ti ho fatto la ripeterò anche in live, perché io sono bastardo. Cioè, ma cosa ti hanno tagliato? Non ne hai i capelli? Ma, me li hanno tagliati, guarda che bello. Soprattutto chi è che te li ha tagliati? Sono ancora più lucido. Eli, rispondimi tu, chi è che li ha tagliati i capelli? Non lo so. Come non lo sai? Eli, rispondimi tu, chi è che li ha tagliati i capelli? Oh no, mi sento doppio. Anch'io. Mamma mia, se sei brutto. Sono bellissimo. Mamma mia, se sei brutto. Ho fatto questo per un puro atto di carità e far sì che la mia fronte lucente rifletta la mia bellezza anche agli altri, così almeno possono approfittarne. Se non mi ha dato l'achievement, sono molto offeso con questo gioco. Ma la metti la missione o la tieni tutta per te? La tengo tutta per me. Dai, metti sta missione! È mia, l'ho pagata io. Aspetta però, non abbiamo guardato se prendendo la cosa dell'emissario ti dà delle missioni diverse. Ritira viaggio. Vado a vedere io. Che potrebbe starci che ti dia le missioni. Se fai l'emissario ti dà le missioni diverse, vado a vedere. L'emissario, missioni diverse. Parla con Harry il cacciatore. A me non ha dato niente di diverso. Poi... No, neanche a me. Però prova a svuotare. Vota per abbassare la bandiera che la rialziamo. Così magari mi dà l'obiettivo. Ma manco per il niente. Ma è giusto così. Tu non meriti l'obiettivo. Non hai fatto adesso nulla. Me ne ha dato un altro. Ti ha dato un altro veramente? No. Ma è perché Xbox si sente tradita che in questi giorni sto giocando solo alla Play.
Mutate questo coso su. Perché avete spinto la lanterna? Perché ho sbagliato la mira. Allora, uno è Crooked Mast e l'altro è a Snake Island. No! È mia! È mia! Stanno sparando coi cannoni. Non sai dove sono le cose. Hanno aggiunto dei simboli sulla mappa. Sì. Comunque, no, non so dove sono le cose. Mi sono già dimenticato. Una era Snake Island, l'altra è cos'era? Crooked Mast. Sì. Datemi una direzione. E stai fermo. Che non trovo una fava. Allora, Crooked Mast è qua. Dimmi la direzione. Non lo so, perché non sta fermo. E devo cercare Snake Island, non mi ricordo dov'è. Dimmi la direzione da prima intanto, così perché ci stiamo muovendo verso la tempesta. Non so fare. Quanto siete noiosi. Allora, la direzione è... C'è il Kraken! Dove? È davanti a noi. C'è il Kraken con veramente? Ecco perché. Sì. Andiamo al Kraken, presto! Uccidiamolo! Ma abbiamo abbastanza palle da cannone? Secondo me sì. So. Boh, andiamo, dai. Qua ce n'è 67. Ce ne abbiamo 22 di quelle troglodiciche con la catena. Che non servono a niente. Che... Beh, però conto anche sul fatto che la nave là ci dia una mano. O quantomeno fa da esca finché affonda. Ma abbiamo ancora una vela tirata giù, non volevo dirvelo. Sì, non l'ho tirata giù perché... Non sapevo se voleva andare lì o no. Io ho visto il crack e non ho detto... Ovviamente abbiamo il vento contro, non sia mai. C'è qualcuno al timone. Ma quella nave là è affondata. No, non sì. È vero. Quasi. Sta bene. Non lo sto colpendo nemmeno per sbaglio. Neanch'io. Però bisogna tirare l'ancora quando siamo in mezzo, no? Quando siamo in mezzo. Siamo già fermi? Ok, quantomeno gira però, perché sennò non facciamo niente così. Sul serio. Tiro l'ancora. Ma siamo lontanissimi dai tentacoli. Che non possiamo avvicinarci di più, quindi tiriamo l'ancora, intanto almeno colpiamo, poi alziamo se riusciamo a spostarci. Oppure viene lui da noi. Dai! Io non riesco a menarlo da qua, cioè... Io l'ho preso una volta. Anch'io l'ho preso. L'ho preso. Io non l'ho preso. L'ho ripreso. Vai a prendere le pale, quindi riesci appena finito queste 10. Ho preso la nave avversaria. Io lo sto prendendo col cecchino, ma non penso di fare qualcosa. Io il tacco l'abbiamo battuto, sì. Sì. Il fatto è che così sprechiamo palle di cannone a cercare di colpirlo da sta distanza.
sparavano le cecchinate. Sì, fanno niente. Ma non possiamo provare ad avanzare adesso? Prova. Io sto stanco. Ci metto un mese da solo. Sì, arrivo. Stavo finendo i colpi da cecchino sul tentacolo. C'è qualcosa che luccica in acqua. Sì, non è il momento, credo. Aspetta. Io l'ho tirata su, lo so. Ci stiamo muovendo, non capisco. Non lo so. Sì, ci stiamo muovendo. Ma sì, mi sto girando, ok, ma non so se sta andando avanti. Perché io non vedo che stia andando verso. Non sta andando avanti, lo sai. Certo, perché lei sono messe in. Sì, ma non è quello il problema, siamo inchiodati qua. Cioè. No, non si muove neanche a vento. Stiamo muovendo. Vedo, sì. Sì, ci stiamo muovendo. Allora gira e fai manovra e vai vicino a quei tentacoli, perché sennò non capiamo. Ci arrivo coi cannoni. Come direzione, poi sì, come direzione sì, non va bene come distanza però, perché vabbè, resta, vado avanti. Aspetta. Non capisco quanto ci stiamo muovendo. Neanch'io, perché non. Ma perché hai girato di nuovo? Non lo so, perché ho fatto da solo. Il fatto è che continuano a spawnare da quelli lì, cioè. Vabbè, a me hanno piato loro. Non c'è più. Io non so perché non stiamo andando. Abbiamo ucciso un tentacolo a fucilate. Che bello! Ne è solo più uno. Sì. No, è morto il Kraken proprio. Non credo. Sì. No. Se n'è andato. Non c'è più. Non c'è più l'acqua. C'è di sì. Emissario dell'oro meritevole. È morto il Kraken? Sì. Cerchiamo di non andare addosso a quella. Fermatevi, fermatevi, fermatevi che c'è la roba in mare. Fermatevi. Lo sto facendo. Ciao Wolf. Bonjour. Bonne nuit o quel che l'è. Sarà jour in qualche parte del mondo. Beh, tecnicamente ma. Dove siete? Non vi vedo. Siamo fermi. Sì. Ma di fianco a loro?
Sì. Cioè, se questi fanno manovra, ci sparano addosso, io giuro che tiro sull'ancora e li sprono. Paolo, con... buttati dietro di me e li buttati dietro di me, c'è ancora un teschio. Ma non ce l'ha fatto il trofeo uccidere nel crack. Ma perché secondo me se n'è andato. A parte che comunque secondo me non se n'è andato, ha lasciato il tesoro e i pezzi di Kraken. Sì, sì, l'avevo capito che era il senso. Stiamo giocando Sea of Thieves. Perché è succulento. Ma cos'è questa bandierina che ogni tanto appare? È la sessione dell'emissario. C'era solo un pezzo di Kraken, però io ho trovato io. Ma io non ho capito se è morto o meno. Se c'era i pezzi, mi sa che è morto. Basta andare in reputazione. Ma non mi ha dato nessun trofeo. No, neanche a me. Non l'ho ancora provato Valorant. Quindi ti dico che devo ancora provarlo Valorant. Però io l'ho droppato stamattina, non so. Ah, potete giocarci con Pido se volete in live. Io non. Io non mi vergogno. Esatto. Sono bellissimo. Anzi, mi mostro. La prossima session lo trasmettiamo perché ci hanno dato la chiave per l'anteprima ieri. E non l'avevo chiesta ancora. Partiamo. Non so in quanti si può giocare. In quanti si può giocare a Valorant? 5. Io ho 4-5, non lo so. Sì, quindi volendo puoi venire anche te. Ma tu Paolo l'hai droppata la chiave? No. Non magari credo proprio. Non so la direzione in cui dobbiamo andare, me la dovresti dire. Era nord o qualcosa per noi? Nord ovest. Se non ce l'ho, ci giocate voi e vi insulto. È facile. Non, a me, perché io non ho chiesto due di chiavi, ma ne è arrivata una sola, purtroppo. Quindi. Il problema è che io sono una serie di quel tipo di giochi. Pido mi ha appena scritto e non leggerò in live. Ma la partita è un inferno. 24 round a partita. Devo imparare sia gunplay che mentalità. E devo portarlo in live, chiaramente, per fare il game. Pido. No, ma io so già che di solito faccio cagare. Ma io sarei anche decente in quel tipo di gioco lì. Purtroppo però non ho un PC performante, quindi devo aspettare se mai uscirà su console. 12 tu. Ti ho messo un pezzo di Kraken da cucinare io, Paolo. E io non lo farò. Va bene, lo faccio io. Dice che non serve un PC performante. Ma il mio è un PC che non mi parte nemmeno. Sì, il problema del suo PC è che non è il discorso del performante o meno. Cioè, proprio è già tanto se si accende. Cioè, quello. Madonna, no, non esageriamo. Da quello che mi hai detto. Non posso giocarti, chiaramente. Non è un PC da gaming. Lo controlli tu, Paolo, del Kraken? È un PC da snorkeling, secondo me. Esatto. Se lo butto sotto qua è meglio. Io lo osservo, il Kraken. Non bere mentre lo osservi. No, lo sto osservando da vicino. Eli è un po' più a nord. Così basta, no, così un po', no, così dovrebbe andare bene così. Quanta indecisione però. Perché stavo guardando come giravi, signorina. Comunque non abbiamo ucciso il crack, cioè io non mi ricordo. Basta dove lo schermetto così. Della lavatrice. Cos'è Doom? Dov'è che si vedeva? In chiamata del cacciatore si vedevano i Kraken. Ma
Perché avete messo un forziere sopra la mensola? Ah, io non niente. Sta cominciando a cuocersi. Sì, comunque non sarà morto se non avrà lasciato il drop. Perché sono sott'acqua? Non lo so. Non è vero, io ti vedo qua. Io Gesù, mi vedo sott'acqua e vedo il mare al contrario e la nave che se ne va. Secondo me non è morto. Cioè, secondo me stiamo arrivando all'isola, ma io non lo sapevo. Ma perché non avete buttato in acqua? Ah, ma mi hanno cacciato fuori dal gioco. Cioè. Cosa vuol dire ti abbiamo buttato in acqua? Sempre dare la colpa buttato agli altri. Pensavo aveste buttato voi in acqua, stronzi. Io arpiono questi 1000 tesori. No, tu mi devi fermare a 100 debito. Io? Questa volta è un problema del server del gioco, perché mi ha fatto tornare subito alla sessione. Paolo, non penso ce l'avesse con me che sono uscito dal gioco. Cosa? C'è una statua della sirena Yahoi. Andiamo! Cosa andiamo? A ucciderla. A romperla. Pensavo. Requisiti minimi Valorant, i 3 4150, Nvidia GT 730, RAM 6 giga. No, non ci sono, non mi parte, ho difficoltà a giocare a football manager per PC stesso. Mi ha dato l'obiettivo Golden Ticket. Mi sentite ancora voi su Discord? No, non ti sentiamo. E allora vaffanculo. Hai voglia. Aia, aia, muoio. Esagera. Non sai che loro hanno la mira della Madonna. Finalmente ho fatto l'obiettivo che volevo fare. Basta, posso uscire dal gioco e tornare a giocare a Predator. Non la pre... cioè, l'abbiamo rotta e non la prendo. Ma il suo PC è un pezzo d'antiquariato. No, il mio PC è un tostapane. Così così, se vedo il mio vecchio è meglio, che c'ha la 620. Grazie, accetto. Mi dispiace, non posso uscire di casa. Beh, chiami il corriere a casa e lo spedisci. No, mi dispiace, non si può uscire. Potresti, ma che professore avevi sul computer lì, a parte gli scherzi? Non ho idea, chi se lo ricorda. Paolo? Non lo so proprio, non ci ho mai guardato. No, ma... cioè, è sembrato a caso. Non avendolo fatto io, non lo so, mi ricordo la scheda video perché sì, ma... cosa dobbiamo fare qua, esattamente? Cercare un tesoro da qualche parte. No, c'è la... c'è l'indovinello. L'indovinello. Paolo, senza entrare in dettaglio, ti hanno risposto al messaggio? No. Alle tre palme più alte sull'isola più... cos'era? Ah, è un porco che grugnisce. Comunque, penso che non uscirà mai su console. È come CSGO. Fatto. No, più che altro che è di Riot, e Riot non ha mai fatto uscire neanche LOL su console, quindi... Beh, non ci giocherò, ci sono tanti giochi su console, devo dire che... discorso che comprerei anche un PC da gaming, ma devo comprare due console quest'anno per essere gamer, quindi... è vero che risparmierò perché ho finalmente anche di nuovo la Play 4 Pro. Non so, ci sono 150
teschi nella direzione in cui sto arrivando io. Una banana. Ma dov'è l'est? È qua, dove sono io, credo. Cosa devo fare? C'è una gemma qui. Devi cercare, sì, c'è la gemma che avevo lasciato per terra e mi sono dimenticato della sua esistenza. Ce n'è un'altra. Ah no, forse. La porto sulla nave, eh. Allora, queste sono queste. Dov'è la testa? Il nord e il nord. Ma anche gli scheletri per fare cose dell'emissario. Aia! C'è un capitano! Jolly Prodger! Ma chi è Jolly Prodger? Stavo dicendo, ma il nord adesso. Ma hanno finito di rompere i coglioni questi scheletri di merda. Aspetta, beh. L'indovinello dice che bisogna andare nelle palme. Sì. Le tre palme più alte sull'isola più a est. Chi è che ha sparato col cannone come un maniaco? Io mi sono sparato. Le tre palme più a... Ah, saranno queste qua. Ma io... Aspetta. Ah, ho sbagliato palme. Allora... Sei passe a nord-nord-est. Sei un maniaco. Non mi fai neanche leggere. Scusami. Mi dimentico delle esigenze di live. È lì. Grazie che mi hai detto che qui. Non l'avevo capito. Io faccio il trasportatore di teschi e gemme sulla nave. Paolo, se riesci a droppare anche tu una key di Valorant con le live. Se me ne capita un'altra, gliela do. Mi metterò d'accordo anche con Pido. Penso che anche la ragazza di Pido giochi. Ma non so se posso fare le live. E Pido mi dice essere più brava di lui, ma anche i miei calcini sono più bravi di Pido al GPS. Perché ti lanci a caso in giro? Innanzitutto non era a caso, per smentire queste voci che dicono che mi sparo a caso. Ma avete già preso il tesoro? Sì. Quindi potevano lanciarmi a caso per questo, no? Tu sei attento. C'era un diario qui per terra. Lo dici tu? Devo andare a... Ma si può sapere cosa state facendo? Io sono sulla nave che guardo dove dobbiamo andare. Bisognava andare a... Nord-est. No, nord-est. Ah, l'hai già tolta? Sì. Cosa avete fatto esplodere? Un barile. Togliermi sto cerchino che... Yeah. Vai, ci passi in mezzo, ma se... No! Ma sì, dai. È colpa tua se non andavo...
porca puttana, dai, no, no. Ma volevo farti passare in mezzo, no? Ma se me lo dici, magari non vado. Non, ma non, non giro capisci dalla parte la. opposta perché non andrò. Meno male che mi ha detto che posso usare il legname per riparare la nave. Sì, io non lo sapevo. Non l'abbiamo mai fatto, effettivamente. Non capisci proprio l'arte della navigazione. Ma tu parli solo quando non devi. Ma dove me l'ha lanciata sta? Non lo so. In faccia a me l'ha lanciata. Ah, ok. Ma quello davanti a noi è un avamposto? Non lo so, ma tanto non stiamo andando lì. No, perché se abbiamo le cose del Kraken possiamo farti affrontarle. Il Kraken l'hai cucinato? Sì, ma il Kraken non va lì. No, sì, ho capito, era per capire se lo va. Potrebbe tornare il Kraken però, eh. Sì. Se vai un po' a destra, andiamo all'avamposta a consegnare la roba che abbiamo al mercante, così. Consegniamo tutto al mercante, anche le gemme. Ho laggato fortissimo. Sta così? Sì, lo vedo. Se ti dico le cose dici che vedi, se non te le dico dici che non vedi. Ti informate del fatto che per adesso la vedo, poi non vedo quando devo fermare. Io vado sull'isola di Castaway. Salutami Wilson. Vado! Ma sei lontanissimo. Sono andato sull'isola di Castaway, cosa vuoi da me? Sì, tanto la live vedono te, quindi non preoccuparti, Testa di bomba a mano. Io non so come approcciare quest'isola perché non la vedo. Io andrei a sinistra. Perché vedo le luci a sinistra, quindi penso che sia a destra c'è uno sterone. Dritta così, così dritta. Voi non, tornato, voi non capite perché non siete capaci a fare i navigatori. Sì, Paolo sì. È tornato. Ha parlato quello che ci fa beccare ogni sperone del gioco. Io non credo che quest'isola sia un avamposto. Tra l'altro no, è quell'isola che non capisci che cos'è. Voi... Come l'isola che non capisci che cos'è? Quella che non capiamo mai che cazzo sia. Però... Adesso spuntano 10 Kraken tutti in giro all'isola e moriamo tutti. Ah, in effetti non è segnata sulla mappa, quindi non è l'avamposto. Quindi vai a nord-est, che andiamo alle crack del Kraken di mano. Nord-est. No, destra. Sì, lo so. Visto? Se non ci fossi io che faccio da navigatore. Aiuto? Vai, gira! A me sembra così vicina. Ma gira! Non te la fai, dunque. Dritta così, credo. Vado a controllare perché non so mai nella vita. Sì, un po' più verso sinistra. Sì, è vero. C'è Zantrulla che ci stava dicendo appunto che la lobby dell'arena, quella roba lì. No, qua non possiamo. No, non possiamo vendere una fa. Dove possiamo vendere i cibi? Qua, a fianco. Sembrava. Sì, è qua. Tira l'ancora. Vediamo il Kraken, abbiamo solo un Kraken da dare. Io non credo, anche perché non ci sono NPC, ma ok. Non lo so, sembrava. Ma non è l'isola. Non è un affare di caccia questo, è un'altra isola. Sto vista, non c'è mica la. Appunto, ce lo stanno anche dicendo in live. Non ci sono vendor a parte la carpenteria. La carpentiera lì, quella. Grazie, non leggo la live, ma grazie. Zantrulla. Grazie Zantrulla. Tu è tre gentile.
su, andate. Quando riesco a recuperare una chiave di Valorant, se riesco a recuperarla, volentieri. Altrimenti c'è Elisa, altrimenti C'è Elisa se vuoi. chiedo mio cugino. Io purtroppo, come vi dicevo, ne ho chieste più di una, ma in questo momento poteva andarne solo una redazione, quindi. Dove devo andare? Per funghi. Devi andare, era dritto così, quindi. Leggermente a destra. Sì, un po' a destra. Ancora un po', Ma c'è un relitto! Come fate a non andare dal relitto? ancora un po', stop. Dritta Ma così. quella lì è Shipwreck Bay, non me la ricordo mai dalla forma. Sì. Solo che Sì. non so se dobbiamo andare qua, non penso, quindi No, in dovrei. quella lì a destra. Se raggiungi la top di questo posto, hai degli NPC che ti vendono i pezzi del set arena, ma sempre se hai gradi reputazione idonei. Nell'arena Non. non lo facciamo mai. Sì, Sì, noi è non un siamo di livello pochissimo. abbastanza alto nell'arena, di sicuro. L'abbiamo fatto 2 volte, penso. Sì, io l'ho fatto 5 volte Sì, su 6. io ci ho rinunciato a giocare in arena perché ci ho provato tutte le volte che lo faccio, pingo 855.000 e No, non non è riesco a fare fattibile. niente. Cioè, proprio letteralmente niente. La mia nave va avanti e io rimango nella lobby. Non so perché, ma è così. Ma Paolo, stai trasmettendo anche su Facebook? No. No, era per capire. È quella lì un po' a sinistra, no? Ma perché avete girato le vele così di merda? Ah, io non c'entro. Non le abbiamo proprio girate, Paolo, è diverso la cosa. Ah, questo spiega molte cose. Sto guardando. L'isola è dritta davanti a noi a sinistra. Vedo un pedino a sinistra, ma sì, deve Sì, essere dritta davanti. quella lì. Potrebbe arrivare il Kraken, però, Ancora. eh. Ma 2 minuti fa abbiamo sparato 500.000 colpi, 2 minuti Ma non fa abbiamo abbiamo preso un fatto pezzo. le cose giuste, perché ci siamo mossi tardissimo e non è morto. Le Ho abbiamo capito, ma. solo tolto un pezzo di sovraccoscia e l'abbiamo cucinato. È bello comunque, Paolo, che tu sia dislessico e abbia scritto le meravogliose. Ho scritto apposta. L'ho scritto meravogliose? E allora sono Sì. dislessico, evidentemente. Non mi Ma fido. no, l'ho fatto apposta, no? Sì. Le Sì, perché tu hai meravogliose. detto Ennio Cartogna e quindi cioè, è una bevanda è una meraviglia di Tonio Cartogna. Dove devo Esatto. andare? Che non vedo. Sei Tonio Cartogna senza capelli. Ma che ne so, Ma sei tu che. l'isola è questa. Sì, capito. Allora io vado dritta. Sì, vai lì. Bello. È bello qui. Tira quell'ancora. Tira quell'ancora, Ci sei lì e piantiamo poi dentro vola. l'isola. No, Non non l'ho è vero. detto. No, forse no. Madonna che Perfetto, pelo. non potevamo fare meglio. Se lo dici tu. Dove vai? Chi è che ha Ah, lasciato un scusa. teschio sopra la nave sul ponte? Non io. Io no. Quindi rimani tu. Io non ho preso teschi, quindi. Io non ho preso teschio. Ah, forse l'ho lasciato io. Forse invece lo prendo io. No, l'ho messo sotto il teschio io, non Qua c'è un confuso. forziere del navigatore. Allora, dobbiamo fare. Allora. Toh, vai a portare il forziere del navigatore sulla nave. Io? Eh Ah sì, no. è chiaro che devi farlo tu, no? Ma io sto laggando come un animale brutto. Ma culo, stavo leggendo la mappa, su. Aiuto, ma No, come mangiate un laggo? pollo crudo! Ora sgomitate. Ma sì. Ovviamente mi ha sparato in faccia con l'archibugio.
bello che tu possa mangiare e vomitare in contemporanea, comunque. No, un maniaco col barile. Ah! Ma è una cosa normale, su. Quello un po' meno. Io ho fatto esplodere tutto, nel dubbio. Stavo dicendo, cos'è che devo... Il carro di botti a ovest. Capitano, Ashen Guardian dietro di te. Ma da dove ne è arrivato? Non so, non so. Ma mi ha morso anche un serpente nel culo, poi c'è ancora qualcosa, cioè non lo so. Arriva Darth Vader da sopra la roccia. Ti dice anche... Sono più in alto. Per vendicarsi di Obi-Wan. Mettilo insieme al alfanziere e poi li portiamo tutti insieme. Così ce li dimentichiamo entrambi, un ottimo piano. No, luccicano. Qui sta arrivando la tempesta, non volevo dirvelo. Caro, nei botti... qualcuno va dalla nave allora. Ovest, io vado all'ovest. Anch'io sono andato a ovest in realtà. Ma... Caro di botti a ovest, nasconde un segreto antico. Ah, sto andando alla nave. C'è l'ovest. C'è qualcosa che luccica. Io non so dove è il carro di botti. Carro di botti a ovest. Ma l'ovest è quello, solo che sarà giù? Immagino di sì, di sicuro non è sulla punta di una roccia un carro di botti. Beh, ho capito, vado io la nave a aiutarla, Sì. Certo. Era il tuo destino, fin dall'inizio. Questo non è un carro di botti. Io non so dove... Certo, se cerco di svuotarla con la pala... Ciurma! Sì. Adieu, Sesho! Adieu! Ciao! Ma il carro di botti sarà questo. Ah, sì, è questo. Fai con... suona. Ah, cazzo! Ah, prendendo tutto. Ok. Sud. Io odio fare l'uomo che butta via i sessi. Questo. Io non la basta piovere! La campana sud è questa, no? Non lo so, aspetta un secondo perché devo ancora arrivarci. Può essere, sì. Ce la faccio a una secchiata all'altra e andare a prendere... No, forse. Devo alzare la mappa o la lanterna? La lanterna. Ah. I tentacoli dipinti... che erano da qualche parte qua, li avevo visti. Non è vero, tu menti! Sapendo le mentine. Sì, sì. Questi sono due tentacoli, non va bene. No. Ma che due tentacoli? Ah, sì. Sono due. I tentacoli dipinti, quelli sono... No, c'è tre tentacoli dipinti. Effettivamente. Sì, però non ti dà una direzione, quindi... Magari sono dentro la roccia. La caverna, sì, lì. Sì, può essere. Basta, tempesta, vattin! Ah, bastava chiedere. Ma si è levata delle palle davvero? No, non è vero.
Qua vedo che piove ancora. Io non vedo più piovere, ma mi continua a entrare acqua. È giusto così. Ah, sono qua i tre tentacoli, li ho trovati, guarda. Cos'è che bisogna fare poi? Aia, sì, aia. Ah sì, sono io, sono anche grossi. Io tanto adesso ci muoio. Aia. Basta essere più aggressivi. Capisco. Sì. Devi fare... passi a nord, nord-ovest, quanti? Ovest, nord... ovest. Ah, ovest, nord-ovest. Sei passi. Sei. Ma non ho visto la direzione. Mm. Allora, ovest, nord-ovest... è qua. Tipo qua. O sarà qua. Boh. Ah, sono caduta giù. Vabbè. Oh, ma tu... perfetto. No! È mio. E vai. Dove è finita la nostra nave? Sarà dietro... ah no, è qui. È qua a sinistra. Se mi muoio da qui mi uccido. Tipo sì. Però posso sfruttare questa roccia. Ah! Ah! Non sono morta però. Basta con sto coso. Coso. Sto zoppicando. Io no, stranamente. Ti ho fregato il coso? Mi freghi sempre tutto. Devo far tutto io. Aspetta, c'erano altre cose da prendere o avete già fatto? L'avrei preso lui, penso. Ora possiamo levarci dalle palle. Ho fatto il lancio più stitico della storia. Cosa vuol dire? Mi sono lanciato sul posto. L'avamposto qui vicino. È un avamposto dove cazzo sei? Nord-est, nord-ovest. Ah, io sto cucinando il serpente. Allora, io ho bisogno di collaborazione se vogliamo partire senza metterci 60 anni. Cosa vuol dire? Nel senso che io comincio a girare l'ancora, però dovete girare subito tutto a sinistra, altrimenti ci piantiamo nello scoglio. Se vuoi farlo, devi farmi finire di cucinare il serpente. Io sto girando, ma bisogna tirare sulle vere, Paolo, se non ci schiantiamo. Ma va, tu gira tutto secco. Ecco, già capito. Devo girare secco, vedrai che ce la fa. La nave ce la fa, io ho fiducia, visto? Perché ho tirato sulla vela? Ma va, dovevi lasciarla giù. Siamo passati al pelo con una vela su, figurati con tutte le vele giù. Direzione giusta, credo. Non lo so, non c'è. È un po' più a destra. Se vuoi andare all'avamposto, ma tanto dobbiamo andarci per forza perché la missione è finita. Infatti sì, stavo andando lì. Così poi ne prendiamo un'altra. Ovviamente dobbiamo andare dentro in mezzo preciso come un fuso alla tempesta. Adesso servirebbe un Kraken. In effetti sì.
Io lo vovo. È così tentacoloso. Fate i tiro. Certo che potrebbe arrivare un bel Kraken, eh? Ma basta con sto Kraken! Guarda che acqua nera! Eh sì, in effetti sì. Ruotate l'acqua! Oh, non c'è niente, non c'è nessuno. Quanto è distante ancora un posto? Più o meno fin quando non lo vedo. Devi andare a nord. Ma smetti, devi lanciarmi l'acqua in faccia. Paolo, io non vorrei dirlo, ma sono in mezzo alla tempesta, con la bussola che gira a cazzo. Simone che gira a cazzo e te che mi lanci l'acqua e voi due mi mettete l'acqua in faccia e io non capisco dove cazzo sto almeno andando. Almeno ti lavi, non capisco. E devi andare dritto. Grazie, ma io non vedo la direzione. La direzione non è... Ti ho detto una direzione. Il problema è appunto, il problema cercando che... andando dritto, ma te ne... tiro tu il timone così, Dio, non è facile. So, l'ho sempre fatto. È più a sinistra, più a sinistra. Più a sinistra un cazzo! Cosa si è spaccato? Non lo so. Vai a vedere. C'è un buco, c'è. Aia! Gira più a sinistra. Gira più a sinistra. Ti sto provando, Paolo. Lo so, capito. Ah, cazzo, non l'ho visto! Vabbè. Tiratela, però, per favore, perché sennò... L'ho già fatto, tanto secondo me non va da nessuna parte. Capisco. Ma sento un altro buco, ma non lo vedo. No, mi sa che non c'è. Ciao Foley, abbiamo appena fatto schiantare la nave su una banchina. Ciao Foley, siamo dei... dei veri eroi. No, sì, io non vedevo niente, c'era la tempesta e qualche stronzo non mi ha detto che stavamo... Ma non si io... vedeva! Non si vedeva una fa... Cosa è successo? Cosa? Ma la nave si è capottata verso destra. E beh, si è assesta, ma, si ma proprio mentre io stavo salendo sulla banchina, peraltro. Sì, anche la manovra di uscita dal parcheggio è stata fantastica. Cioè, ho visto la nave sculare verso destra che a momenti affonda da sola. Esatto. Vabbè, io comincio a portare in là della roba, non so neanche dove siamo rispetto... Io tiro sulle vele per dopo perché ho già capito. Siamo giusti, la banchina giusta è qui vicino. Ma se riuscite a trovare la tendina... Tendina. È il diluvio universale, quindi. Ma avete già preso tutto? Ma non figurati. Ci sono i teschi. Non c'è io. Ma conviene che uno rimanga a togliere l'acqua, perché sennò non trova anche una nave. Vabbè, facendo avanti e indietro. Un po' di pioggia. Ho capito, questo è il pontile più lungo del mondo. Quello. Io gioco col pad. Anche se sono da PC, lei non lo so che cosa. Gioca con mouse e tastiera o con pad? Col pad. Col pad e io gioco da Xbox. Con mouse e tastiera, no, non è vero. No, gioco col joypad da Xbox.
Ciao Marci. Ciao Marci. Ciao. Presso la nave. Basta che segui la banchina infinita, non è difficile. La nave nell'acqua. Non ti puoi sbagliare. Oh, sì, bravissimo. Ma perché la dietro? Non si vede. Allora, qua c'è la cassa di legname. Hai già preso la missione, Paolo? No, sto consegnando la roba. Se consegnate la roba a voi, io prendo la missione. È dello stesso posto, brutto cretino! No, lo dici tu. Io sto consegnando la roba al mercante, per esempio. Perché sei stronzo. La cassa di legna non è che posso consegnarla nel tuo posto. A chi le do le gemme? Dalle a questo qui, a quello della tendina, al cacciatore d'oro. Perché almeno okay. Facciamo la Io ho ripreso oggi a giocare. Vale. Ho fatto sì e no 10 giorni alla release del gioco, contando di record e tesoro a bordo. Poi non ho più giocato perché ho abbandonato il clan. Ottimo. No. Noi giochiamo abitualmente due volte a settimana, almeno in live. Io gioco dal day one. Ho giocato abbastanza. Noi molto. Loro giocano da un paio di mesi, tre mesi. Sì, sì. Un po' di più, ma. Sì, non, cioè, nel senso, non è che ci giochiamo tutti i giorni, però sì, ci cioè, siamo. Abbiamo giocato tutti i giorni per farli arrivare fino a livello 50. E ovviamente adesso si sposta il cap. E chi è? Appena ci arrivo. Appena ci arrivi adesso. Io un po' che ci sono. Sì, no, io ci ho messo molto di più perché ho giocato di meno. Sono rimasto nel vedere quante cose hanno dato. Premetto che non sto leggendo tutti i messaggi perché sono troglodita e non sono capace di leggere nella mente. Lo leggo perché loro non stanno guardando la live perché hanno una connessione barbina. Se non vi possono rispondere. Ah, ok. Io anche. E allora siete stronzi che non me lo dite. Basta. Solo che non l'ho aperta subito, quindi ce l'ho da. L'ho aperta adesso da 10 minuti. No, sì, bisogna dare atto a Rare che sta facendo un lavoro magistrale, perché dal day one era un gioco veramente spoglio. Adesso invece ogni mese le cose che aggiungono sono tante, ben fatte. Me le ricordo abbastanza le critiche che facevano all'inizio, che era un gioco dove non avevi niente da fare. È diventato un bel gioco, molto divertente, da giocare in compagnia è molto molto bello secondo me. Beh sì, se sei da solo un po' meno, però. Da solo, più che altro da solo non fai un cazzo. Perché... No, è noia se trovi qualcuno ti sfonda. Non è tanto la noia, perché io ho giocato un sacco all'inizio da solo, non è tanto la noia, è che diventa proprio difficile fare, cioè impieghi 3 ore a fare una missione con quella che abbiamo fatto adesso, cioè, quindi diventa pesante. Beh, c'è da dire che da solo è uno sloop molto più facile navigare, cioè la nave è più leggera, più maneggevole, ci metti forse un po' meno da quel lato lì. Però, cercare la roba. Ci metti un'ora e mezza. Sì, sì, quello sì. Ma che carino questo teschio nella... Io già nella gabbietta. Ho già allegramente preso una missione, se volete. Mettila. C'è ancora da consegnare qualcosa? Non credo, penso di aver finito. Io... Okay. Questo forziere l'ho messo nel modo migliore di sempre. Immagino. Sì, ma da un po' si appiccicano le cose. Alla nave. Ma quante missioni ci sono? 100.000. No, ma sono solo quelle. No, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Madonna, erano 2 quelle di prima. 8. Vabbè, ciao, Cazzo, le 2. Che missione hai preso? Ho preso una missione normale. Sei un allora, mania. Ditemi dove devo andare. Crescent Isle. Allora, Crack and Fall. Una per volta, però per favore. Su. Allora io mi rollo una sigaretta, anche se non fa bene. Che cos'è che hai detto tu? E io bevo Ace, il succo che mi piace. Oh. Le prime due scordale, cioè le prime due non farle, Paolo. Solo quelle dorate, mi raccomando. Sì, sì. Crescent Isle, la prima. Io come prima vedo. Vabbè, non importa. Vabbè, poi è una della quest, di sicuro. Sì. Poi
Questa qua è un'isola a forma di culo che però non Allora, so cos'è. quelle che non hai, che non hanno il nome, lasciamele, che poi me le Old guardo io le Faithful cose. Isle. Questa. Poi? Poi Marauders Arch. Fatto. Poi The Sunken Grove. Fatto. Poi Kraken's Fall. Non mi ricordo più dov'è. Qua. Ah, sì, è la prima che è già segnata. Plunder Valley. Ah, su. Ah, sono io che mi sono incasinato con le map. No, non è vero. Plunder Valley, non Ho Plight. sbagliato. Eh sì, non ho letto. Sono stupido. Era quella grossa. Lo so, ma non mi ricordo più dov'è. Lì. E Sharkbait Cove. Mancano quelle senza nome, che è una Dovrebbe essere sola. una sola, sì. Non Sì, è so. una sola. Che è Long Cove, credo. A vista. Cazzo. È questa. Sì. Sì, è quella lì. Inizio a sapere le cose a memoria. Non è bello. In realtà Incredibile. sì, in realtà è comodo almeno. È comodo, ma vuol dire che... Vabbè, ma le isole sono 20, quindi prima o poi uno se le deve ricordare. Non è aggiunta 30. qualcuno, ho visto. Allora, questa è la più vicina. No, hanno aggiunto quei simboli sulla mappa. Che Sì, però hanno sono aggiunto quelli anche delle qualcosa. quest, Cioè, tipo, credo. questa io non l'ho mai vista. Io No, Plunder Splite c'era. No, non l'ho mai vista. Anche qui. quella c'era. No, io non ne vedo di nuovo in quella cosa lì. Picker un pulse, mai visto. Vabbè, sarò io. Andiamo a Nest. È quella subito qua. Poi andiamo giù. L'ancora! Un secondo! L'ancora! Presto! Un secondo! Ma... E intanto la tiro su da solo. Per forza, se no... Se... Ah, Devo vabbè. fare tutto io. Sì. Questa nave è una Un ciurma di... secondo perché ha una ciurma stavo di cercando di attaccare. sfaticati. Devo girare il Vai via, vai timone via. io. Ma lo stavo già girando. E adesso io te lo giro dall'altra parte, così impari. E adesso lo mollo. Comunque Paolo sei talmente luccicoso con la testa pelata così che quasi quasi che cambio una delle emoticon per gli abbonati e metto la tua testa luccicante. Per forza Con sono tanto di bellissimo. luccichio Il risultato laterale. sarebbe che si abbonerebbe solo più gente perché tutti vorrebbero avere la mia emote. Sono bello. Io questo Sì. non credo. E beh sì. Ma sei la tua ragazza, non vale, sei di parte. Nah. Prendi È che l'arte oggettiva la e cosa. mettiti di parte. No, guarda che bello che sono, guarda che belle le emote. Voglio dire. Sì. Non Guarda riesco a che belle prendere. le emote. Ve l'ho spammate perché è sempre bello spammarle. Ho laggato talmente tanto che sono finito in braccio al timone ed ero sotto scaletta. Ma c'è un relitto. Ma è questa l'isola, quella a sinistra? Non lo so, non Penso di vedo. sì. Era vicina. Questa qua, sì, questa qua a sinistra. Ma c'è un galeone di qualcosa lì dietro che passa. Cos'è un Un galeone di galeone di qualcosa. qualcosa? E non so se è di player o no. Ha le È lucette teschi, se non ha le cosa? lucette Non lo so, è lontano ed è anche finito dietro l'isola in cui dobbiamo andare, quindi non so più no. dov'è. Allora non importa. Tanto al massimo ce lo troviamo.
Ma al massimo li salutiamo amabilmente. Io non vedo Io niente, sono. però. T'ho detto che è andato dietro. Ma è bella questa bandierina gialla dietro, Fermatemi comunque. Secondo me è più quando bella si quella vede. rosa che ho messo in alto. Quello sicuro. Già, ma tu hai ancora vestito la donna, Paolo? Certo. Sono bellissima. E comunque, se guardate Paolo, se avete visto Slam Dunk, Adesso secondo si me vede. il pirata di Paolo è uguale all'allenatore Anzali. Fermatemi! Ma stai tranquilla, cioè, ci metti un'agitazione. Al Perché massimo non lo fai poi? cavalchiamo l'isola con la nave, cioè, qual è il problema? Comunque adesso lo Esatto. vedi il galeone? Sì, è lì. Ma è dei teschi comunque. Ah, ok, allora non ci aga finché sei fuori. Massimo ci fissa come quello dell'altra volta. Che isola è Sì, è questa? dei teschi. Oddio, me lo sono dimenticato. Shipwreck Bay. Sunken Grove. Non lo so più. È Sunken Grove perché è l'unica che Sì, l'unica c'è. col doppio indizio. Se la barca Ok. remi posizionata sulle rive a sud, esattamente suonerai, allora rive a sud. Siamo già La sulle riva sud è rive a sud. questa, e se la barca è questa qui. Ah, mi sparano! Aia! Ma perché sono maniaci? Perché sto laggando anch'io? Perché vogliono abbracciarti. Eh sì, vogliono anche darti un bacino. Sì, no, all'inizio facevi tesori, andavi a recuperare galline e serpenti. Scusa. Ah! Ma perché fai esplodere mentre ci sono davanti? Perché è divertente. Forse All'inizio non c'era neanche niente da fare, facevi tesori, i mercanti, tesori, casse, galline e teschi, basta, finito. Che poi le missioni iniziali sono cagatine, che devi girare il mondo per trovare un tesoro di merda. Quindi ci metti anche una vita. Era Sunken Grove? Sì. La tomba sull'isola Allora. solitaria a ovest, un segreto mai rivelato. L'isola tomba, isola solitaria a ovest. Ho preso il secchiello in mano. Ah, poi hanno migliorato anche tanti piccoli dettagli, non so, tipo prima ci mettevi un anno e mezzo a uccidere un maiale. Sì, Cioè, adesso con una in che spadata lo senso ammazzi e ha? Perché i tanto. maiali avevano più vita degli scheletri. Sì, però voi col barile, perché venite sempre da me? Perché sanno che ha pezzi. Offri l'anima al traghettatore. Cosa vuol Hanno dire offri? messo. Devi premere Y per morire adesso. Cosa Cosa vuol vuol dire? dire? Non Nulla, sono ancora non lo morte, in effetti. so. Perché tanto Non è un lo so. modo come un altro per dire che sei stronzo e devi ammazzarti, cioè nel Sì. senso. Non so, Non ho capito. magari si può rianimare. Si può Niente. rianimare l'uomo che è per terra, non so, non ho provato. Dov'è la tomba a ovest? Non lo so, io sono sull'isola solitaria. Ah, è qua, ci sono davanti, sono un cretino. Ok, ottimo. Ti Allora, devo sei dare passi a sud-est. No, penso di farcela. una mano. Allora. Sarà qua. C'è però una cassa di munizioni se vogliamo andarla a vendere. Ma sì, visto che si possono vendere, vendiamo. Per farvi capire che non posso portare il tesoro e la cassa di munizioni Sì, sto contemporaneamente. Beh, ma anche arrivando, tu sto ne hai due di arrivando. mani però, eh. Ecco, questo gioco non lo sa però. Ne ho capito. Già la cassa di tesori non sarà, cioè, ci sta che non puoi portare due cose. No, però Però quando arrivi in teschio. quello sì, in realtà, cioè, nel senso, mi sta bene la cassa del tesoro, però farti portare due teschi, uno per mano, potrebbero farlo. Arpionami! Beh, ma Rara ha deciso di fartene portare uno solo di teschio perché ti viene incontro alle tue capacità mentali. Ah, ok. Non riesco a coordinare due arti simultaneamente. In effetti. Esatto. E se Elisa dice in effetti, io mi fiderei. Vabbè, ma è naturale. Arpionami! Ma no!
Io raziono solo il tesoro, di te non me ne frega un Ma cazzo. questa barra bisogna riempirla prima di chiudere Prendimi! la sessione, altrimenti non serve a niente. Sì, è così. Perché ho visto che nelle reputazioni c'è arriva a livello 2 35 volte. Che bello. Sì. Qua non c'è nient'altro. Direi di no, l'affare l'abbiamo fatto. Ok. Andiamo a sud che c'è Kraken's Hall. Girate a destra e io tiro sull'ancora. E puoi togliere il pallino che abbiamo fatto così capiamo. L'ho già fatto. Girate a destra, io vi avviso. Perché io vedo, io ci vedo dentro, mi sta buttando fuori di nuovo. Io mi vedo sott'acqua con tutta la nave. Ciao. Ciao. Secondo me ci Qualcosa di brutto spero. nel... Eh? Secondo me ci sperona quel galeone lì. Un po', in effetti. Credo che sia il Tu suo obiettivo. gira. Su di lui? No, gira nel senso levati dalle palle. Lo sto facendo, però dovremmo andare dritti. Connessione persa, controlla la connessione riprova, ma sono collegato. Vedo ancora la live, stronto lungoco. Old Faithful Isle, non ci siamo ancora andati, no? Vuoi ritornare alla sessione precedente? No, Magari, dobbiamo sarebbe andare a bello. sud, a Kraken's Hall. Ah, ok. È più a sud, perché è l'unica che è lì e quindi almeno ce la togliamo, poi le altre sono tutte vicine. Ok. Scusa però. Non so che Questi qua sono succede. sempre di fianco. Sì. Se gli tiro una cannonata lì aggro. Eh Sono sì. così tentato. È un galleone. Non farlo. Noi non abbiamo poi così tante cose. Mi sto piantando da qualche parte? Cosa significa, ti serve? È che c'è un'isola o qualcosa che vedo a Sì, stento qua gira. davanti. Non farlo. Quindi ci vado dentro. No, così no. Ha detto di non farlo, quindi volevo. Io non sono ancora dentro al gioco. Lo so. Ma io mi fidavo di te. Fai bene, visto che non. Ma cosa sta Questi ci stanno. facendo? Solcare i mari con tutti i giocatori, ma io lo so solo con quelli. Ci stanno immediatamente seguendo fortissimo, non volevo dirtelo. Non è vero, ci passano dietro. Sì, ho capito, ma l'obiettivo è seguirci. L'hanno Ma va, va. fallito. Ma va, figurati se seguono. Sono pronti. Adesso Dove si stiamo piantano contro andando? la roccia. Stiamo andando giusti l'ultima volta che ho Sì, lo so. controllato. Ma se lo guardo anch'io mi rendo conto meglio di dove devo andare. Questo lo dici tu. Eh beh sì. Ma io non ho ancora sfidato le leggi della fisica. No, non Oh no. farlo. È la fine. Perché? Cosa avete contro il mio pescare selvaggio? Significa che non fai mai più nient'altro. Beh sì. Ma Non che prima. che stronza che sei? Perché Volevi dire. appena io ho girato le vele tu hai girato la direzione e adesso devo Io non ho girare? fatto niente, non sono neanche qui. Allora ha cambiato il vento, dai che palle. Vi rendete conto di cosa devo sopportare io in live? Cioè, mi trattano malissimo. Ma è solo Ci posso. giustizia. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Soprattutto chi è Cesare? Intenderà Cesare quello di Space Valley. Sì. L'inventore dell'insalata. C'è roba lì, a Cosa? sinistra. Sono caduto nel bu un buco.
E fermiamoci. Sul serio. No. Dai, che palle. Mi sono fermato un millimetro dall'arpio. Perché ci arrivi comodo così? Così comodo. Forse. C'è un pesce del megalodonte. Già cotti, tra l'altro. Sono un sacco di pesci. Sarà una nave. Cos'è che abbiamo sbloccato? Commissario dell'oro stimato. Ok. Quanto è luminosa questa gemma. Ma che sola. Era un forziere vuoto. Meglio, ci mettiamo le gemme dentro. Capito, ma... Hai guardati tutti i barili? No, non posso prendere tutta la roba che c'era nei barili. Aspetta un secondo. Era per capire se dovevo andarci o no. No, sbagliato. Ma io sono un po' stronzo e c'ho l'inventario pieno. Io sto cuocendo il serpente, quindi torna qui, guarda il serpente e io prenderò la roba. Che bel pesce padulo. Paolo? No, no, non preso. Posso, è la fine. Ho già preso Elisa. Prendi il serpente! Tant'è che ho dovuto ritirarlo io lo stesso. Ma non è colpa mia, è colpa del pesce. Che pesce? Lo suo. Spruzzarolo delle... Cosa voglio il mio pesce, oh! Paolo, la tua amore non parla del mio pesce. Cazzi vostri, cosa volete che vi dica? Suoi. Adesso quanti ne ho? 100? Partiamo su! Abbiamo 250 missioni. Ma tanto non le finiremo mai. Lo dici tu? Dobbiamo anche raccontare i pesci, perché... Perché qualcuno pesca anche se non serve. Ma guarda, perché io lo sto facendo perché devo fare un trofeo, non avete capito? Che noia. Io sono Morfeo dei surgelati, ho vinto il trofeo. Perché avete spento la lanterna della cucina? Non capivo se era cotto. Ma qual è l'isola? Destra o sinistra? Quella che spunta dall'acqua. Basta. È questa qui da diritto. Lo so, non ero sicura. Il cibo cotto cura molto di più. Sì, e tra l'altro dà anche... riempie quella... sì, se lo vendi ti dà anche più reputazione dell'associazione del cacciatore. E se lo mangi invece ti aumenta questa barra, oltre alla barra della vita, anche un cerchio intorno al teschio che c'è lì a fianco alla vita stessa. E praticamente quando ti scende la vita, se hai quella barra a forma di cerchio piena, si recupera automaticamente dopo che l'hai persa. Però alla fine noi la usiamo sempre per venderla. Sì, esatto. Perché siamo stronzi. In realtà potrei mangiare un serpente per fartelo vedere. Qualcuno ha intenzione di... Allora. Io avrò intenzione di farlo, evidentemente.
Non è che posso fare tutto io, eh? Ma io devo mangiare il serpente. Sì, io mangio il serpente, oltre a riempirmi la barra della vita, mi ha dato anche un quarto di cerchio verde. Adesso lo rimetto qua, nessuno noterà che gli ho dato una mozzicata. Sì, c'è la cucina in tutte le barche, anche negli sloop. Sì. E poi la trovi anche in alcune isole, se metti la legna, le metti l'asse di legno sotto, la cucina va anche in alcune isole. Grazie per il follow, comunque. Merci beaucoup. Merci per il follow. Tipo sì, se adesso mi faccio dare una mozzicata da questo serpente che non ha nessuna intenzione di farlo, morsicami il culo. Ma abbiamo già trovato l'indovinello. Come avete... È questo? Adesso non vedo più niente, ma... Aspetta. Fatto. Ovviamente doveva darmi fuoco. Ma basta, quanti sono? Adesso dovrebbe recuperarmi sì la vita da solo, miracolosamente. Adesso morirà per dimostrarti che recupera vita, ma... Non è vero, sto già recuperando vita. Scappa questo. Non più. Comunque, c'è... Allora... Sì, questo qua... è il pennone a nord, quindi abbiamo fatto. Dov'è il pennone a nord? Ah, qua! Sono un cretino. Fai 10 passi a sud-sud-ovest. Sì, sud-sud-ovest. Partendo da dove? Qui? Sì. A me non sembra che ci sia una fava, era un po' più indietro. Aspetta. Ma fammi leggere bene, perché secondo me tu mi dai consigli non veritieri. Ma per noi è una rovina che si affaccia sul mare a nord. Scusami, eh. Non è questo? A me sembrava facile. Secondo Ma questo me... è il nord, però. Ma questo è l'ovest. Ah no, è vero. Secondo me non è questo. Poi che si affaccia sul mare a nord vuol dire che... tecnicamente va verso il mare, non lo so. C'è molto altro qui. Nel frattempo, mentre non mi guardavano, ho bruciato il pesce che ho pescato. Non ho dubbi, lo fai sempre. Che sei un maniaco. Eh no, perché... non ha cambiato... cioè, mi ha cambiato colore un secondo e... mi sono girato. Ma c'è un vulcano che erutta. Ma tu erutti. Per lui è rutta sempre. Non so, allora non lo so più. Non so più dov'è. Sarà stato quello, perché qua non sono già più... Tu dici che quello non è il nord, che può essere. A me sembra molto più ovest che nord, quella roba lì, comunque. Sì, però... Magari mi sbaglio io. Oh! Che due maroni. Cosa? Ma c'è sto maniaco col bombolone. Sì, poi okay. Comunque hanno aggiunto anche un sacco di ride, perché ci sono diversi ride. Prima ce n'era uno, ce n'era solo un tipo, adesso ce ne sono due tipi, c'è tre tipi di ride diversi. Ho mangiato il serpente bruciato. Quattro in realtà. Sei già andato su a vedere cosa c'è? Su dove? È sopra l'isola. No. Si affaccia magari, sai. Ma magari semplicemente c'era da partire da un po' più distanziati rispetto alla... Ma sai che l'isola è un sacco più grande di così, nel senso c'è un sacco...
C'è mezza isola dietro. Ho capito, ma non è a nord. Ma a nord di cosa? Ma a nord, da parte nord dell'isola, è ovvio. Aspetta. Allora, brutto pesce. Erano 10 passi sud e sud-ovest. Sì. Tanto che non capisco da dove devo partire. Ah, è troppo. Qua non ci sono 10 passi fattibili. Appunto. Cioè, a meno che non sia tipo qui. Però no, secondo me non è questo. Cioè, cos'è? Cioè, qual è? Non lo so. Cado! Che male. No, aia. Continuo a uccidermi da sola. Poi... Era sud-sud-ovest. Oh, l'ho preso da trofeo il pesce, porca miseria. Questo ho fatto cucire a Paolo, però, perché sennò... che mi serve vendere pesci del trofeo per fare un obiettivo. Tecnicamente il nord è qua, però io non vedo nessun pennone in questo punto qua. A meno che non sia tipo da... qualcosa qui? Non mi risulta. Ma allora non so più dove cercare, perché non ha senso ormai. Non è che il pennone non intenda l'albero quello rovesciato, però non penso, cioè non senso. Ho capito, ma sempre lì è. Eh no, nel senso, se parti da qua è sud-sud-ovest e dall'altra parte. Aspetta. Comunque non dice a nord che si affaccia al mare a nord. Allora, aspetta. Cerca il pennone in rovina che si affaccia sul mare a nord. Quindi... Quindi può essere non a nord, ma che sia fatto. Che dice? Non ho capito. farò un giro del libro. Ma vaffan... Ah! Mi hai fatto saltare per aria. Ti segui i baini. Ce ne erano 15. Due. Qual è la mappa? Questa? Kraken's Fall. Adesso faccio tutto il giro. Lo sto facendo qui io. Mi sono incastrato.
fatto tutto il giro dell'isola. Ma non è questo il pennone, ragazzi? No, quanto Non lo pare. so, o siamo partiti dal posto sbagliato del pennone, oppure non è quello il pennone, perché io l'ho scavato già tutto in giro. Anch'io. Provate a venire dove sono io, dove sono morto io. Cosa ne so dove sei morto? Di fianco al pennone. Io sono da tutt'altra parte adesso. Sì. Secondo me si può rianimare adesso. No, dopo un po' ti mando lo stesso alla nave, ma ti dico di offrire l'anima. Proviamo poi. A fine gioco Ah, mi dici che hanno sentivo. messo il resto? Non lo so, perché rimane lì un po' rispetto a prima, non so, magari sì. Io sono nel punto più alto dell'isola e non vedo nessun pennone da nessuna parte se non quello No, lì. il pennone è quello lì, però magari bisogna capire da che punto del pennone bisogna scavare. Ho capito, però l'ho fatto anche a caso, nel senso. Secondo me mi stai trollando. Chi? Sì, sempre. Va bene, trollarti. Perché ho preso il cannocchiale? Non lo so. A meno che, cioè, ribadisco, non sia questo pennone e quindi Cos'è devo. questo pennone? Quello è un albero, però, non è un pennone. Ho capito, io Allora, ti dico, io sono penso nel punto più alto dell'isola. Vedo tutto il resto dell'isola. Io non ne vedo altri di pennoni. Che se si intende una roba del genere, se sono un'altra cosa, allora boh. Non so dettagliare. Che cosa possibile? Tipo 10 passi sarà qua da sta roccia, io non lo trovo. Sud-sud-ovest è attaccato all'acqua, comunque dice. Sì, Qua, ma è più o ma. meno dove avevo scavato prima, cioè, a meno che non Ci sono abbiamo provato. idiota. Oh no! Cosa? C'è il maniaco quel barì. Provare a animarmi, tanto muoio. Non ti preoccupare, arrivo. Non sei morto. Aia! No, sono rimasto con un mezzo microbo di vita. Io mi sono lanciata di faccia su un'altra parte dell'isola per sbaglio. Non era quello che volevo fare. No, un maniaco! Dov'è? Aia! Tutti vanno a massacrarmi da solo. Paolo, vieni qua. Ah sì, posso rianimarti. Che figo. Io ce l'ho azzeccato. Ma con quante HP ti resta? Vabbè, Un quartino. Beh, meglio che niente. meglio che morto. Allora, dicevamo. Sì, però anche un po' a caso, ma qua l'abbiamo già fatto. Poi nell'acqua non si può scavare. Lo dici tu. Sì. Su, scavate che io dirigo il cantiere. Dai! Ma se tu lo fissi poi vuol dire che sei almeno settantenne. Cioè, non Devi capisco se devo essere. partire tipo dalla punta. Che Ci ho provato anch'io, però no. non capisco dove sia guardandola così, ma ok. E in tal caso sarebbe qui. O qualcosa di simile. Secondo me, boh.
Provo a partire proprio dal fondo. Però se parto dal fondo, il sud-sud-ovest. No, questo è il sud-sud-est. Sud-ovest è qui. Chi è che rompe i coglioni? Cosa c'è? Sono morto, esploso e c'è un cosciotto di porco davanti a me cotto perché c'era il porco sotto il barile. Io non so più cosa farci a sto pennone della nave. Vuoi che vado a cercare? Aiuto. Ma basta! Io adesso morirò. Ovviamente l'unico. Io morirò. E lo se... Lo sentivo. Sono morta Aspetta. dentro l'acqua. La mia anima sta andando su. Poca è la vita che ti dà. Sempre da lamentarti, io non capisco. Vuoi provare anche tu? Dovrebbero mettere fuoco amico. Tanto noi non siamo amici. Un forziere di munizioni. Sai che Sì, ma temo non è che di non si quelli possa salire pigliabili, qua penso. sopra. No, Tanto ci ho già salire. provato. Non so. Allora. Se non lo sai, aiuto! Mania! Cosa sta succedendo dietro al mio culo? Se non lo fai tu. Oh, non ho vita, non rompete le balle, non ho vita. Ah, ma qui. Siamo sicuri che non ci sia un altro pennone? Sì, d'accordo. Ma secondo me ti Io ci ho dico, guardato. o andiamo più a nord e provare a cercare qualcos'altro, perché Più a nord, cioè, boh. cioè. Io sono già stato anche qua. Non c'è nessun pennone qui però. Cosa vuoi tu? Io non trovo nessuno. Io lo sapevo che non arrivavamo a fine missione. Se non ci piantiamo da per qualcosa non siamo contenti. Io non trovo una fava, sai. Cosa stai cercando?
Proprio che stia cercando. Sto cercando qualcosa che non sia quella roba lì. Non lo so. Cioè, ci ho guardato anch'io, ma... mi sono perso. Sei stato solo fortunato che al primo colpo mi è passato un altro teschio davanti. Dimmi. No, niente. Però, ma perché ogni tanto questo gioco mi fa dubitare della mia conoscenza della nostra lingua, perché... cioè... un pennone io lo intendo più o meno quella roba lì. A meno che non sia una penna gigante, ma non ne ho viste sull'isola. Ma vai a cagare. E devo andare a cagare? Perché mi appunto un serpente. Mi appunto. Punto. Punto. Io ho fatto il giro completo dell'isola. Di pennone c'è solo quella merda lì. E te l'ho detto. A meno che non sia una parte rialzata, ma ne dubito fortemente. E io teoricamente ho guardato anche lì. Perché se si affaccia sul mare non può essere sul... questo non è un pennone, una bandiera. E poi non c'entra niente con voi. C'è un porcello! Ma basta co... non ho vita io. No! Ma sì, dai. Nessuno mi resta qua, vero? Non so dove sei. Ma... ma tanto devo... non corri il rischio che io possa restarti. Ci troviamo tutti lì? Tanto muoio anch'io adesso. Dai, forse riesco a rianimarti. No, sì, ce l'ho fatta. Che eroe che sono, è proprio incredibile. Però ti sei dimenticato di me. Oh, tu sei stata sacrificata. Ma... se si rompe fin la pala. Io non so più cosa fare. Boh, basta, cioè... ma come? Ti arrendi? Laggo! Cioè, allora, se il pennone è questo, è... a me sembra tanto un pennone questo, quindi... ma è l'unico relitto di nave che c'è, ho fatto tutto il giro dell'isola, non ce n'è altri. A meno che non ti intende tutte quelle rocce che sono fatte a punta. Però io non credo che sia così l'italiano. A meno che non intenda una penna gigante. Sì, che abbiamo chiaramente visto. A meno che non intenda la penna gigante, ma tipo pasta. Sì. Ma ragazzi, ma questo che scusate, mi è venuto un dubbio. Dici
Vai a vedere chi l'isola è, per favore. E che cazzo è? Sicura? Avete sbagliato l'isola, io impazzisco. Perché c'è. Ok. No, è che sfoglio. Te lo giuro. Ma anche perché per forza abbiamo il doppio indizio, se no non ce l'avremmo. No, perché c'è anche su Crooked Mask, che però non è di quelle. Io non vedo, non trovo più la mappa giusta. Ah, perché è la prima in alto, porca. Cerca per noi la vena, se facciamo la nord, da saccheggiare. Aspetta. Aia! Oh! Cosa vuoi? Guarda di qua! E poi fugge. Già scavato dappertutto. Oh, non so cosa fare al di altro, non so più che cosa fare. Che cosa è Porca. successo? Attinto, sei un maniaco. Ma porca. Basta! Lasciami andare! No. Mamma, come non c'ho mai vita! Vabbè, è stato molto bello, ciao! Perché sto continuando? Ah, forse perché ho mangiato il serpente crudo. Cosa stai facendo? Mi lavo il vomito che mi hai sparato in faccia. Certo, ho già scavato dappertutto, tanto. Io Abbiamo direi se fatto abbiamo dei pesci da andare. due ore di live, possiamo anche. Se andiamo a consegnare i pesci ancora, quello che c'è da consegnare. E Sì, poi infatti. ce ne andiamo a fanculo. Anche perché io volevo giocare ancora a Predator, che devo recensire. Cosa dobbiamo consegnare? Un po' di roba in realtà, ci sono un C'hai sacco. da consegnare, c'hai da cucinare due pesci. Guizzerello isolano di miele da trofeo. Un po' di roba vuol dire? Uno, due, questo no, tre, quattro, cinque, sei, sette,
8-9 pesci. E tre cose dentro un forziere pieno e due forzieri vuoti. Quindi cerca un posto, un cacciatore. È già segnato. Scusa. Intanto che ci andiamo. E non farlo mai più. Ok. Quindi nord. E basta più o meno. E Elisa ha lasciato la ciurma. Sì. Mi è sbattuto via. Io ti giro il timone e vado a tornare a vedere il... il guizzerello. Ma mi ha chiuso tutto il gioco! È giusto che ti abbia chiuso il gioco. Forziere delle vanità, quanto son bello. È proprio incredibile. Mentre bruci il pesce, mi dici? La direzione giusta. Era nord. Un po' destra. E a me non fa più entrare. Cosa vuol dire? Quello che ho detto. Circa. Ma tu dici menzogne. Grazie Salvagesk per il follow. Grazie. Chiatta tre passi a est. È dritto così. Aspettatemi. C'ho lo sperone... Sì, sì. C'ho lo sperone Mammeri davanti. Devo invitarti? Sto cercando di entrare da sola, ma il problema è entrare nel gioco. Tanto aiuto. Non posso invitarti. Perché non sono ancora sicura di... Vuoi tornare al sessione precedente? Sì. Però con calma, eh. Ma io non mi ricordavo di essere così bella in questo gioco. Oh, anche tutta mamma. Nuda. Sono in mutande, non me lo ricordavo. Cosa vuol dire? Non mi hai mai visto, scusami. In che senso? Ora fra un'oretta arrivo. Nel gioco, ovviamente. Quando fra un'oretta caricherà. Si è unita la tua ciurma, wow. Sì. Siamo arrivati! Aspettate. Non siamo ancora arrivati, ci siamo quasi. Paolo, devi tirare Miranda, no? Buono, è di là, ma... Mm.
sei scesa. Sono arrivata in mutande, che schifo. Ma sono sempre stata così, eh. No, che no, bello. Trovo che mi è scritto. Prima eri vestita di rosa come me, cosa hai fatto? Sì, vabbè, ma allora. Che bello. Andiamo a consegnare. Sì, sì. Era quello che stavo facendo, no? Lo accetta il... Mi ha preso tutto! Lo accetta mezzo pesce, cioè mezzo totano lì, serpente, non mi veniva sempre... Quello bruciato hai preso? Sì, quello bruciato lo accetta. Male, ma lo accetta. Io gli ho consegnato tutto, ma non mi ha dato nessuna moneta in alto. Ho fatto l'obiettivo che volevo. No, questo non lo accetta, allora me lo mangio. Cacciatore dello spruzzarolo. Eh sì. No, ma mi ha dato l'obiettivo quello di così da trofeo, di pesci da trofeo, che era il 25esimo che consegnavo. Vabbè. Era l'obiettivo, l'achievement che volevo toccare. Cosa fai? Adesso andiamo all'avamposto, presto. Ma non so dov'è. Io alzo le vele, l'ancora, la prua. Ma non so dov'è. L'albero maestro. Ma possiamo anche non andare a consegnare. Abbiamo tre cagate. Ma dobbiamo livellare. Tanto non si livella. E poi è qua davanti il lavamposto. Ah, sì, è davanti, ok, perché abbiamo una reliquia, una gemma e una... Cosa hai fatto? Una matriosca di bauli? Secondo me saranno i bauli che vendiamo che ci faranno livellare. Ma... E poi soprattutto abbiamo una cassa di munizioni ancora da vendere, attenzione. È questo l'avamposto? Cioè in questa direzione, perché non c'è. È quello sì, che vedo qua davanti. Sì, è quello lì. Però sta girando lo stesso sta nave. Dobbiamo le vedere al contrario. Vabbè. Non vedo quale sia la novità. Se si lasciarle così cosa così guarda. Sta arrivando. Nel frattempo io cucino un mango. Perché cucini un mango? Cosa abbiamo a grato tra l'altro? Un megalocoso immagino. No, il galeone dei tesi. No, no, stiamo arrivando, no. Vai via. Sì, ma io mi sto... Che dire sto... Che c'è l'isola. Vira, spingi il galeone. Ma abbattiamolo questo galeone. No, siamo arrivati. No, perché? Basta che gli vai dietro. Non capisco perché è girato dall'altra parte. Perché c'è una roccia qua. Ah, potrei girare a destra. Ma non è che giro e allora gira. Soprattutto con ste vele così. Oddio. Guarda dove sto andando. Sono zoppo, non arrivo all'ancora! Cosa vuol dire? Ero zoppo, ci ha lanciato una palla zoppa e ho salvato la nave per un rotto della cuffia. Ma deve dirmelo ogni volta che posso ripararlo. Io sto ripartendo. Ah. Aia! Perché stai ripartendo? Per abbattere il galeone. Solo che nessuno sta riparando, penso. Sono io che sto cercando di riparare, ma fanno più buchi di quelli che riesco a riparare.
Cosa hai lanciato? Tira su una vela, qualcuno tiri su una vela. Qualcuno dei pari che tiro sulla vela. Ma io ne vai tu a riparare, che devo riparare. Sto provando, ma mi stanno continuando a colpire mentre riparo. Io ho finito le palle di cannone. Io svuoto la nave d'acqua. Io sto riparando più velocemente possibile, ma ci sono 62 buchi. È una groviera sto nave. Mi ha sparato una palla di cannone in faccia. Cioè, in faccia. Ho fatto bene. Nessuno mi arresta? Io sono sotto velo. Ma sì! Mi ha portato. Ma dai! Sì, c'è il teschio sniper con le palle di cannone. Che mi ha preso in testa. Sì, a me ha fatto uscire dalla nave. E non so più dove andare. Io sto morendo perché mi continuano a colpire e non riesco a riparare in tempo perché. Dove cazzo è il tritone là? Affonderemo. Beh, è un ottimo finale di live. Io ho usato 20 assi di legno finora. Se mi continuano a colpire, se mi colpiscono ancora una volta crepo anch'io. Per forza ci stiamo schiantando contro. Sì, sono un po' morto. Sto continuando a riparare da quando. Non ho ancora smesso un secondo di riparare. Continua. Tira lì l'acqua sulla loro nave, è un'ottima idea. Cosa? Devo batterli l'albero, ma non è stato possibile. Affonda più quella cosa. Io ho trovato 20 palle di cannone, ma sono. Nipa, non andiamo a dormire, c'è un galeone da battere orsù. Non capisco. A parte che qua di vecchio ce n'è solo uno. In effetti. Risa. Di nuovo zoppo. Beh, perché ti senti così in causa? Mi capisci qualcosa. Ah, scusa, per vecchio intendevi il pelato che si vede in cam. Ah, scusa. Ovviamente no, però ho visto che hai capito solo. Ci speronano! Hai ragione lui, in effetti. Perché gli sei pelata? Aiuto! Ecco. Giusto che lì l'abbandona. Io ho abbordato la nave avversaria. Non ho abbandonato la ciurma. Ma se lì ha abbandonato la ciurma. Davvero? Allora sto riparando. Ma io sto riparando. Ma sì, ti vedo riparare anch'io. Stai dicendo. La loro nave sta affondando. Che la nostra. Io non li vedo affondare. Io non li vedo. Stanno affondando, sono sulla loro nave e li vedo ben che stanno affondando.
chi è che ha tirato l'angolo? Io, perché sto affamando e almeno tranquillo. Intanto così ti giri, io ti sparo. Sono morto. In che modo? Ora però. In che modo? Cosa vuol dire in che modo? Oh, che noia. Ma il concetto è che, come stavo spiegando all'inizio live, Nipa, io ho deciso di tagliarmi i capelli ulteriormente per riflettere la mia bellezza anche alle persone che mi stanno guardando. La mia è una forma di beneficenza. Non stanno affondando, per favore. Noi sì. È impossibile che non stiano affondando. Hanno l'acqua sul ponte. Cioè, ma letteralmente. Ma chi è che ha fermato? Perché avete fermato la nave? Io, perché ho detto che stavano affondando. Eh sì, è difficile fare la piega con i due capelli che ha, in effetti. La piega la può fare solo se prende un parrucchino. No, stiamo girando. Perché? No, è perché c'è il coso girato. Non abbiamo più palle di cannone. Già. Ma abbiamo quelle incatenate. Ma loro ci sparano. Tu facessi delle manovre un po' più tattiche. Se io facessi delle manovre tattiche, ma qualcuno mi mettesse a posto le vele. Sì, ma il discorso è non abbiamo più. E non sempre più pezzi, esatto. Non abbiamo più palle da cannone di nessun tipo. Ah sì, ci sono quelle incendiarie, credo. Ci sono, sì, quelle incendiarie, ci sono quelle incatenate. C'è questa bellissima roccia che non sto vedendo di preciso. Io non vedo più una vela. Tirate su una vela, la vela! Aiuto! Aiuto, non posso fare tutto. Come no? Sto andando... Ah. Aiuto, lo sapevo. Ma però ora gli puoi sparare. Sì. No. Tiriamo su sta vela di merda. Hai affondato? Hai affondato! Tirala ancora, tirala ancora, tirala ancora! Stiamo affondando anche noi, ma in dettaglio. Non c'è più legna. Sto riparando io. Scomparsa la storia della luce è stato, no, bello, perché sono qua i tesori. Sì, no, ma è scomparsa la storia della luce, non capivo dove dovevo andare. Io non vedo niente. Ah sì. Ah, è dei mille barili, dei mille grog. Senti, giriamo la nave, arpioniamo ste cose, perché ci sono 800 oggetti, ci vuole un'ora, se no. Era quello che stavo pensando. Ma più che altro affondono, quindi li buttati anche tu a prendere la roba, se no affondano veramente. Tanto non è che posso prenderne più di uno. A me sembrava più sensato prendere la nave. Lasciare sul ponte, Paolo, la roba. E buttati subito. Anche perché io ci metto un po', perché devo riuscire a prendere la mira sulla scaletta. Ah. È il barile grog.
teschio dei rituali, questo è il capitano degli scheletri. Quanta roba c'è ancora? È un po', sono di sicuro due gemme, un teschio per rituali e un teschio schifoso. Uso la gemma che può vendere al mercante, che magari riusciamo ad arrivare a livello 5 di questa... Sì. Non è da vendere al mercante, è da vendere... Ma il cacciatore d'oro, si intendeva quello, dai, sì. Allora, teschio schifoso io lo schifo. Cosa schifi tu? Prendi tutto! Ho lasciato il teschio per i rituali. Il teschio per i rituali è valido, vale dobloni. Lo so, prendilo tu. C'è ancora qualcosa? Il teschio schifoso che io lascerei. Sì, c'è il teschio schifoso. Arpionatemi! Niente, devo fare tutto da solo! Non c'è anch'io verso! Solo. Dove siamo finiti? Ah, vabbè. A far culo, dai. C'è ancora roba da portare giù? Una spezia sopraffine. Perché c'è un portiere del predone qui? Così? Boh. C'è anche una cassa di munizioni. Se per questo. Siamo là ancora presto. Se, sapete che forse gli alberi hanno subito dei danni, vorrei dire. In effetti sì. Tirami giù una villa, forse tutte e due. Dove dobbiamo andare? All'avamposto? Dov'è? È dritto a sud, quello che vedi lì. Dritto a sud. Ma lì c'era ancora un teschio schifoso. Eh sì. C'è della roba qui. Io ho preso un barile. Sai che hai preso? Un barile. Con dentro. Una fava. Wow. Ma era un melograno, l'ho visto, Ma la posta è quella cosa con cui contro cui ci stiamo schiantando? Che... Io non credo proprio. No, 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 dove stiamo schiantando? Ah sì, è proprio quella lì. Ma è lontana, non è? È quello lì in no, fondo. Sì, lo so che è quella, ma... Bene, no, non puoi dirmi così per dire, siete la vedetta voi. Ma che vedetta, io sono una sigaretta. Ma cosa vuoi? Non fate mai niente, devo fare tutto io.
Voi siete proprio la copia perfetta, tutti voi di fare tutto io e poi faccio tutto io e basta. Sì. Sto facendo tutto io, devo fare tutto mentre suono anche una fantastica melodia. Sì, se contate che... Guardate che prima sono rimasto da solo su una lago, ho usato tipo 25 pezzi di legno... Ah, in realtà io stavo guidando e lui stava sparando. Ma tu sei svolta fuori, lui è morto! Io non stavo sparando, io... Per cercare di tirare giù quel galeone di merda sono rimasto sul ponte a uccidere la gente che riparava la nave per 5-10 minuti. E io ero sotto che riparavo perché continuavano a spararci. Ho usato 25 pezzi di 22 pezzi di legno. Vabbè, di solito lo faccio io, tutto normale. Non rompere. Prossima volta qui. Siamo sul modo sbagliato. Non ci puoi fare più caso. Ma va bene, perché hai girato? Perché mi piantavo. Beh, tanto per fortuna abbiamo i forzieri. Era pieno? Sì, ma abbiamo altri pezzi piccoli oltre a quel teschio lì, quindi posso vendere. Sì, vendi. Cosa sto vedendo? No, prendilo tu, forse del 1000 grogli. Ah, sì. E mi dice. Vabbè, da smitare solo per tenerlo in mano. Mi lancio! Aiuto! Mi raccomando, le gemme al cacciatore d'oro. Sì. Anche i forzieri al cacciatore d'oro. Non arriverò mai più. Ma non becco l'entrata! Ma sì. Come si fa? Ho preso per sbaglio delle munizioni, delle forze delle munizioni non si possono più rimettere, vero? No. Prova a vedere se te lo vende lo stesso, se no abbiamo un loot in meno. Vabbè, non mica fatta forte, tu dai. Basta. Ci hai rovinato la reputazione del mercante. Ma non è aumentata di una fava la barra del... Ah, ho visto anch'io. Non è che non aumenti solo con le missioni. No, non credo. Avete lasciato qua un baule da vendere. C'è roba piccola da mettere. C'è solo un teschio e lo sto portando io. Vendi tu. Quindi. Tanto questo teschio è da vendere in taverna. Aiuto! Io non so come fare comparire la barra per vedere a che punto sono, ma ok. Sto cercando di capire se c'era solo la reputazione. Bene, direi che abbiamo fatto tutto. Tipo, tranne la missione. Esatto.
Ah, cioè, se guardi sotto c'è rango dell'emissario della compagnia, 4 su 5. Ma dov'è? Se apri, vai sulla reputazione, sotto c'è la chiave con le barrette, rango emissario, sotto a sinistra, e a destra c'è il valore che emissario ottenuto, valore emissario richiesto. Allora, reputazione cacciatori d'oro. Ah, sì. Ovviamente la prossima volta che entreremo si azzererà. Chiaro. Certo. Sì. Visto che c'è un po' di roba da fare, potremmo fare due live, settimana prossima fare due live, magari di un paio d'ore, dalle 9:30 alle 11:30 o anche alle mezza mezzanotte se avete voglia. Sì. Vediamo. Ci aggiusteremo con la scaletta di domani. Sì, tanto ormai penso che non riusciremo neanche a giocare perché devo giocare già lunedì. Ho da fare tipo 5 recensioni. Così allegramente. Quindi non so, beh, tanto poi ne parliamo domani, ce ne parliamo poi. Va bene, cari amici vicini e lontani, soprattutto Ramarri. Esatto, quelli sono Chiaro. importanti. Grazie per averci tenuto compagnia, grazie per i follow e Anche se un po' per sono offeso le. dai ramarri perché non hanno messo il follow. Esatto, e grazie per le indicazioni, eccetera. Speriamo che vi sia piaciuta la live. Domani io in questi giorni sto avendo problemi a trasmettere da PlayStation perché la connessione di pomeriggio fa schifo, ma dovrei riuscirci domani. E domani alle 10:30 di mattina Mattia trasmetterà Final Fantasy VII Remake, sta facendo la caccia al platino. Al pomeriggio ci sarà Davide con League of Legends della sua scarsitudine alle 15:30 e verso le 18 io trasmetterò probabilmente Predator Hunting Grounds, il titolo nuovo di Ma si Ilphonic, gli dice autori di Predator. in italiano è Predator, ma si dice Predator in inglese, sì. Predator Hunting Grounds. Titolo nuovo di esclusiva Sony console, perché c'è anche su PC, in cross-platform, e che è sviluppato da Ilphonic, che sono gli sviluppatori di Friday the 13th, così lo dico in inglese, non mi rompe il cazzo Paolo. Oh, sarà meglio. E quindi domani mi vedrete cacciare il Predator o cacciare gli umani. Predator, esatto, pure Predator. Predator, sì, esatto. Predator con l'H in fondo, Predator, nel senso che cerco di cacciare il dio del tuono. E quindi vi auguriamo buonanotte. Nipa, la settimana prossima, se viene a fare il quarto stronzo, non ci fa schifo. E nel caso, se ci sei ancora Foley, se vuoi giocare con noi, sei ben accetto. Ora Paolo ti augurerà buonanotte con la sua lucente pelata. Buonanotte, sogni d'oro e pensatemi e avrete sogni felici. Ecco, se avete gli incubi non incolpate me, perché è colpa sua. Detto questo, addio! Addio! Ciao!